I balli di Fortnite nella vita reale. Oggi andremo a fare una reaction clamorosa. Ovviamente vi ricordo di supportare al massimo il canale. Allora, io non ci credo che Frolic, questo ballo qui, sia in realtà copiato dalla vita reale. Cioè, spero che sia il contrario. Sox, questo qua è fatto benissimo, raga. Guardate, è uguale letteralmente. Ma poi che stile ha questo? Cioè, raga, bellissimo. Vabbè, questo, raga, clamoroso. Questo è clamoroso. E attenzione, il ballo del pollo questo si chiama, ragazzi. Questo è il mio ballo personale, posso dire la verità. Lo voglio mio, è mio, non è suo, è mio. Vediamo poi Bella Porsche, vabbè raga. Ovviamente classico ballo di Bella Porsche che faceva su TikTok. E è diventata una serie di icona. Guardate qua, il balletto è esattamente uguale. Abbiamo Maximum Bounce, non l'ho mai visto su TikTok questo ballo. Però ragazzi, forse non girava troppo. È il ballo di Fortnite nella vita reale ed è fatto anche benissimo. Questo è fighissimo, ragazzi. Madagascar, i pinguini, non so chi li ha visti. Comunque devo dire la verità, le ragazze sono più brave dei ragazzi a fare i balli, ok? Guardate questo per esempio, cioè nel senso, guardate questi, cioè, nel senso, un po' cringe, raga, però ci sta, ci piace il cringe, vediamo un po'. Pump Up The Jam, questo balletto che non ho mai visto né su Fortnite né nella vita reale, questo invece, raga, che dire di questo balletto, chi non lo ha veramente... non sa cosa si perde. Attenzione perché arriviamo nella parte un po' interessante dei balletti, a mio parere, raga. Iniziamo a vedere delle cose interessanti. Ecco appunto. Ah, appunto, ragazzi. Io prendo le distanze, ragazzi. Sono dei balletti di Fortnite, mi raccomando. Questo è fighissimo, invece. Questo mi piace un botto. È fatto benissimo, raga. Guardate che figata. Ok, spacca, raga. Spacca questo. Questo è molto bello. Questo è molto bello, raga, guardate che spettacolo. Guardate come se la scillano quelli lì. Non so che canzone sia. Ok, iniziamo ad avere delle cose interessanti. Ve lo dicevo, ragazzi, che iniziamo ad avere dei balletti un po' più interessanti degli altri. Ok, adesso un po' meno. Però abbiamo visto dei balletti interessanti. Diciamo che lo riguardiamo e lo faccio solo per voi, ragazzi. Ok. Guardate bene questi balletti e secondo voi sono fatti uguali? Sono belli questi balli? Secondo me sì. Eccoci qua con il prossimo balletto. Pure questo è molto figo. Io non li so fare i balletti, raga. Ma se questo video dovesse minimamente per sbaglio arrivare a 10.000 like, sceglierete un balletto da fare e lo farò su TikTok. Questa è fighissima, raga. Questa canzone è bellissima. E vabbè, vai, abbiamo Pull Up. Fighissima questa con le pistole. Belli, belli, belli. Ma voi li avete questi balletti su Fortnite, raga? Fatemelo sapere perché sono curioso. E vabbè, anche questa, ovviamente, della canzone non poteva mancare. Qui abbiamo Blinding Lights. Non so chi sono. Cioè, non so chi ha cantato questa canzone. Però il balletto è veramente molto simile. Non è uguale, ma è molto simile, raga. Rolly, chi è che non ha questo balletto, raga? Lo abbiamo tutti nel nostro armadietto di Fortnite. Dite la verità, ce lo avete anche voi. Cioè, quando parte questo balletto, raga, dovete ballare per forza. Non potete resistere. Attenzione, abbiamo già... torniamo sulla fase interessante del video con i balletti un po' più interessanti. Abbiamo Renegade. Ragazzi, non ci dispiace, giusto chat, non è che ci dispiacciono questi balletti. Abbiamo questo ballo storico invece di Charlie D'Amelio, raga, che è diventato una serie di icona su Fortnite, incredibile. I balli di Fortnite continuano al non finire, raga, guardate queste due, cioè come fanno il ballo alla perfezione, raga. Io non so se Fortnite ha copiato loro o loro fanno il ballo di Fortnite, non ne ho la minima idea, raga. Credo che Fortnite abbia preso il ballo da TikTok, o credo in teoria, raga. Non lo so. Ecco qua un'altra parte interessante, ragazzi. Mi faccio un po' più là perché poi lo capirete. E questo è molto bello anche come ballo, vero ragazzi? A voi piace? Roller Vibes. Questo in realtà, raga, non penso che sia lo stesso. Cioè, sono veramente diversissimi. Questo sì, ok. Questa è una creatrice di contenuti, in teoria. Una streamer, non lo so. E questo balletto è il suo. E lo hanno fatto molto, molto carino. Lo hanno fatto molto uguale. Quindi dai, ci sta. Complimenti Fortnite per aver ricreato questo balletto. Ragazzuoli, mi raccomando, pollicione in su. Slalom Style. Allora, c'è da dire la verità. Questo balletto non penso sia preso da lì. Snar solo, questo mai visto, raga. Ma non penso sia lo stesso. Ma perché hanno messo questo ballo, raga? Non credo sia lo stesso. Ok, questo sì invece. Questo sì, ragazzi. Questo devo dire, hanno le
stesse più o meno movenze, forse un pochino diversi, però dai, lo stile ci sta. Questo, raga, Electro Shuffle è identico, guardate, guardate che è uguale. È incredibile, è assurdo come facciano gli stessi movimenti. Posso dire la verità, questo balletto non l'ho mai visto né su Fortnite né sulla vita reale. Mi sembra un po' strano come balletto. Cioè, per quale motivo uno dovrebbe fare un ballo del genere? Me lo spiegate? Che sembra tipo uno che sta andando su un cavallo senza una zampa. Non lo so, cioè, raga, sinceramente. Scenario, vediamo un po' che balletto è. Ok, questo sembra uno dei BTS. Io non so se sia davvero così, raga. Di una band coreana, forse? Non lo so. Sicuramente i più esperti me lo sapranno confermare o non confermare. Questo qua, raga, ma come ballano questi? Mamma mia, ma sono pazzi! Hanno fatto il balletto uguale, raga! Ma è incredibile! È incredibile, ragazzi! Ma guarda come se la cillano! Fatemi sapere, ovviamente, se questi balletti secondo voi sono uguali. Perché, raga, non vedo differenze. Non riesco a trovare differenze in questo balletto. È incredibile! Oh, attenzione, attenzione! Qua abbiamo un anzianotto. Non so quanti anni abbia quel tizio. Penso una cinquantina, sessantina, non lo so. Ma sta ballando da Dio, raga! Sta ballando da Dio! E Fortnite... gli ha preso il balletto alla perfezione. Cioè, è incredibile, raga, sta cosa. Ma poi guardate come muove le gambe. È una roba incredibile, raga. Cioè, guardate adesso. Guardate come muove le gambe. È incredibile. Springy! Questo balletto lo vedo spesso su Fortnite. Non l'avevo mai visto nella vita reale. Quindi, quale occasione meglio di questa per vederlo nella vita reale? Però dite la verità, ragazzi. Vogliamo vedere qualcos'altro da questa parte, giusto? Cioè, non è che non sono solo io, vero, che... cioè, mi sono un po' stufato di vedere i ragazzi. Oh, finalmente. Finalmente ce l'abbiamo fatta, ragazzi, a cambiare. Avevamo solo ragazzi. Basta, non ce la facevo più. Vediamo un po' questa, invece, che riesce a replicare il ballo alla perfezione. Signori, poi abbiamo Ninja. Vabbè, classicone Ninja. Vabbè, raga, Ninja è un classico di Fortnite, il suo balletto. Qualcuno di voi conosce questo tizio e chi sia? Cioè, perché ha inventato questo ballo, raga, che è su Fortnite? Non ne ho idea. E poi vabbè, non potevamo non chiudere con il balletto di Marshmello, che ovviamente, ragazzi, è preso per l'evento. L'hanno preso, non lo so, ci hanno fatto lì con Sirius, ci hanno fatto un sacco di cose. E ovviamente è super identico. La Default Dance non poteva assolutamente mancare nella nostra classifica. Proprio lei, signori, il ballo più classico e più storico di tutta Fortnite, raga. Guardate che spettacolo. E ovviamente non possono mancare tutti i balli OG di Fortnite, raga, come questo. Guardate, non so da che serie o film lo abbiano preso, però lo hanno rubato bene, raga. Lo hanno preso molto bene, devo dire la verità. Ok, arriviamo invece in un'altra zona un po' interessante, ragazzi. Questo balletto qui è molto molto figo e devo dire la verità, lo sto facendo bene, dai. Mi raccomando, abbiamo visto tutti i migliori balletti di Fortnite nella vita reale. Maschi, femmine, chi più ne ha più ne metta. Davvero, abbiamo visto anche qualche video interessante, ragazzi. Mi raccomando però, massimo supporto, e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video, una nuovissima live. Vi ricordo di supportarmi nello shop con il codice LOLLOPOLLO. E ci becchiamo domani, ragazzi, con un nuovissimo video e una nuovissima live. Ciao ciao.